Quando posso mangiare tutto quello che voglio? In molti mi fate questa domanda e oggi vediamo la risposta. Sono stato obeso per 20 anni, ma 2 anni fa ho trovato il coraggio di affidarmi alla chirurgia bariatrica. Grazie alla sleeve ho battuto obesità, diabete, ipertensione, apnee notturne, steatosi epatica e un sacco di altre cose. Da allora racconto il mio percorso in questi video per aiutare altri a trovare la loro strada per guarire dall'obesità. Se vuoi supportare questo progetto, iscriviti al canale, lascia i like e i tuoi commenti, ma soprattutto condividi questi video su tutti i tuoi canali social, così mi aiuti a crescere. Grazie. Allora, ci sono 2 grosse famiglie di domande, cioè quando posso tornare a mangiare come prima e quando posso mangiare quello che voglio. Alla prima la risposta, l'ho già trattata in altri video, è abbastanza semplice. Tornare a mangiare come prima, mai, nel senso, non è che non puoi, puoi tornare a mangiare come prima, ma il percorso bariatrico, l'intervento che hai fatto o che stai per fare, ti servono per spezzare un circolo vizioso malato. Ed è il circolo vizioso che ti portava a mangiare come prima. Quindi, quando sarai pronto a fare il percorso bariatrico in un modo sano e che possa essere sicuro di avere un successo a lungo termine, non ti interesserà più sapere quando potrai mangiare come prima, perché avrai capito che come mangiavi prima non andava bene. E non è una questione di stare a dieta o non è una questione di controllarsi, è una questione di cambiare approccio col cibo. Ed è molto più semplice farlo, viverlo, che raccontarlo nei video o cercare di spiegarlo a qualcuno. Ultimamente mi è capitato di fare degli incontri, delle cene con delle persone che dovevano essere operate e a pochi giorni dall'operazione non riuscivo a spiegargli il concetto. Era proprio una questione di non avere gli elementi per spiegarlo da una parte e per recepirlo dall'altra, e le stesse persone a distanza di qualche settimana dall'intervento mi dicevano: adesso ho capito. Ovviamente non è una cosa che si risolve in qualche settimana, è un percorso lungo che dura mesi, ma è veramente un percorso che ci porta a eliminare le cose dannose per la nostra vita e introdurne delle altre molto più sane. È una possibilità pazzesca. La sleeve, la chirurgia, mini bypass e tutto il resto ci danno queste possibilità che noi poi dobbiamo però sfruttare in prima persona. Ma torniamo al tema principale del video. Quando posso mangiare tutto quello che voglio? Dunque, i primi 2 mesi dopo l'intervento, per quanto mi riguarda, sono stati di svezzamento. Sono passato dai vari stati di dieta: liquida, semiliquida, semisolida, solida e poi dieta di mantenimento. Nei primi mesi ci sono delle cose che non vanno mangiate perché danno dei problemi e rallentano la guarigione delle ferite dello stomaco. Quindi non è una questione di vietare delle cose perché sei brutto e cattivo, ma eliminare alcune cose che irritano lo stomaco, provocano degli effetti negativi che non vogliamo nei primi mesi. Tra l'altro, in questa prima fase di svezzamento si impara anche da capo a mangiare, reintroducendo piano piano cibi differenti. Quindi gustiamocela, anche se soprattutto all'inizio, le prime settimane, è molto noiosa, ma ci aiuta a abbandonare delle cose per farne entrare delle altre. Quindi non abbiamo fretta, 2 mesi sono veramente pochi, passano in fretta. Al termine dei 2 mesi virtualmente si può mangiare qualunque cosa. Ovviamente bisogna reintrodurla poco per volta per vedere se magari un pochino presto, se ci dà qualche problema, qualcuno ha qualche problema a mangiare la carne, ci mette un pochino di più, qualcun altro con le uova. Io personalmente non ho mai avuto problemi a reinserire alcun tipo di cibo nella mia dieta. Tutto quello che avevo voglia di mangiare l'ho mangiato, non mi ha mai creato nessun problema e davanti a me ho la scelta sostanzialmente illimitata di cibo da mangiare. Posso mangiare tutto quindi? Sì, potrei mangiare tutto. Ovviamente in dosi che non hanno più nulla a che fare con quello che mangiavo prima. Per capirci, al ristorante il mio pasto è l'antipasto,
e finisco sazio e soddisfatto, quindi è proprio un modo diverso di mangiare, ma va bene così perché alla fine sei soddisfatto. Una delle cose che si impara con lo svezzamento e che è fondamentale è quella di rispettare le regole auree. Non si beve ai pasti, si beve fino a mezz'ora prima e da un'ora dopo i pasti, per cui si toglie l'acqua da tavola, si beve durante tutto il resto della giornata, quando sei a tavola non hai sete perché sei bevuto fuori, sei a posto e comunque non assumi acqua durante il pasto. Fai bocconi molto piccoli, li mastichi molto a lungo e aspetti molto tempo, 2 minuti, fra un boccone e l'altro. Questa cosa ti aiuta un sacco, ti fa star meglio, ma ha un effetto collaterale positivo che mi ha colpito molto, ovvero riscopri i sapori, perché masticando lentamente assapori fino in fondo quello che stai mangiando. Come nella pubblicità che c'era quando eravamo ragazzini, di quelli che mangiavano la mozzarella lentissimi. Perché mangi così lenta? E allora? E perdi tutto questo tempo per una mozzarella? Ma perché questa è fatta con il latte fresco e fermenti lattici. E quindi? È buonissima, c'ha più sapore. E allora perché mangi così piano? Perché sennò finisce subito. Un gusto senza fine. Beh, era vero, avevano ragione. Mangiando lentamente ho riscoperto il gusto dei sapori e ho scoperto che non ho bisogno di mangiare 10 kg di qualcosa per essere contento o soddisfatto. Se c'è un sapore, un gusto particolare che apprezzo, mangiandolo lentamente la sensazione del buon sapore resta, persiste anche con le dosi che si mangiano dopo l'intervento. Quindi massimo risultato, minimo sforzo. Olè, avanti così. Questo nuovo modo di mangiare mi ha portato a scoprire anche dei sapori nuovi, perché masticando lentamente e gustando fino in fondo i sapori, ho scoperto per esempio che le verdure, che prima non consideravo neanche nella mia dieta, sono gustose, hanno un perché, hanno un sapore piacevole. Quindi ho scoperto qualcosa di nuovo e in un certo qual senso sono anche un pochino cambiati i miei gusti. La pasta mi piace sempre, ma non è più la mia prima scelta per un pasto, perché sì, mi soddisfa a livello di gusto, ma non mi fa sentire appagato dal punto di vista del pranzo e quindi tipicamente preferisco scegliere qualcos'altro. Poi c'è la volta che ho voglia della pasta alla carbonara e mi faccio una pasta alla carbonara come si deve. C'è la volta che ho voglia di mangiare una cacio e pepe, una pasta ai 4 formaggi, una pasta i pizzoccheri o qualcosa che mi piace particolarmente, lo mangio senza nessuna remora. Ovviamente le dosi sono quelle che ci stanno nel mio stomacchino e per fortuna sono molto ridotte, la soddisfazione c'è sempre, ma mangio senza problemi. Allo stesso modo i dolci, allo stesso modo tutte quelle le cornie, tutte quelle golosità che piacciono particolarmente, di cui onestamente non mi privo, senza problemi. Le dosi sono diverse, ma il gusto è rimasto inalterato. Cambiano un pochino le preferenze, come capita durante la vita. Ci sono delle fasi della vita in cui uno mangerebbe solo una cosa, adesso solo un'altra, insomma si lascia qualcosa, si prende qualcos'altro, ma la cosa bella, la cosa importante è che alla fine non ho ancora trovato qualcuno che mi dice che dopo l'intervento non è soddisfatto di quello che mangia. Anzi, se hai fatto l'intervento e non sei soddisfatto, scrivimelo qua sotto, parliamone, sono curioso. Raccontiamolo a tutti se volete, è importante. Un'altra cosa molto importante per chi sente il bisogno di avere una linea guida di cosa mangiare o cosa no è guardare quello che tipicamente viene dato in dimissione nella tabella dei cibi della dieta di mantenimento, dove viene indicato non tanto una quantità, cioè ti viene data una quantità di riferimento perché ti fai un'idea di quanto potrebbe essere giusto mangiare, ma per non esagerare in su e non esagerare in più, cioè un riferimento, non è un devi mangiare tot. E ti dà anche un'idea di quali sono i cibi da preferire, quelli da evitare,
E cosa vuol dire? Quelli che puoi preferire sono quelli che se anche mangi più spesso non ti danno problemi, e quelli da evitare, se li mangi una volta al mese non ti fanno niente di male, se li mangi tutti i giorni diventa un problema. E su questo tema sarebbe bello fare un approfondimento su come leggere le etichette di quello che si mangia. E non parlo di calorie, non me ne frega niente delle calorie, ma parlo invece degli altri componenti, cioè fare un ragionamento sui grassi, sugli zuccheri, su quali tipi di zuccheri, sull'indice glicemico, insomma tante cose, ma questo è sicuramente argomento per un prossimo video, e se ti interessa sviluppare questo argomento scrivilo nei commenti e ci lavoro sopra. Un ringraziamento sentito a Alessandro e Daniela per i loro super grazie, e Alessandro, Giovanna e Mauro per il loro abbonamento, che mi aiuta in modo particolare a portare avanti questo progetto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo su tutti i tuoi social. Se i miei contenuti per te sono stati importanti e utili, lasciami un super grazie, oppure abbonate direttamente al canale per sostenermi anche economicamente. Alla vostra destra trovi altri video su questi temi, mentre qui sotto trovi video in moto che facciamo io e la Fra, e un altro canale dove parlo di tutto tranne che di moto e di obesità. Ciao e al prossimo video!